quasi impalpabile, quanto più concreta oggi. E mi è doveroso ringraziare chi ci ha finanziato, ciò significa il comune di Termini Imerese qui presente, il dottore Burrafato, e gli sponsor che ci hanno dato una mano. Li elenco adesso per non dimenticare nessuno dopo, che sono Lanterna Magica, Curreri, A Tutta Musica, Aquarium, Superstore, Supermercati, Cicciuzzo, La Caveia, Ottica Horus, Ottica Sparacino, Ristruttura, Termini D'Amuri, Image Service, Grand Hotel delle Terme e la Tipografia Corso. Questo è un progetto che è stato fatto a quattro mani, cioè significa i soggetti promotori sono due. L'associazione, in altri termini, che con le sue competenze dal punto di vista delle politiche giovanili sul territorio ha dato il suo contributo, e l'associazione Remuse con le competenze culturali e la sua esperienza. Il programma cercherò di farvi un sunto. Innanzitutto ringrazio qui per la presenza la Federazione Ludica Siciliana, il nostro più grande collaboratore per questo progetto. Qui presente il presidente Scrivano e una delegazione. E il progetto parte ufficialmente giorno 9, senza dimenticare che già lunedì ci sono le fasi eliminatorie del Book Contest al punto 52 nel tardo pomeriggio. Il 9 agosto alle ore 17 ci sarà una cerimonia di apertura a cura di Luciano Zoida, che sta preparando qualcosa. Subito dopo ci sarà la presentazione della Federazione Ludica Siciliana e delle attività che faranno dalle 5 in poi. Ora, quando darò loro la parola, cercheremo di capire che cosa. Contestualmente, vedrà l'avvio anche un'estemporanea di disegno e di fumetto a cura di Letizia Algeri e Salvatore Costanza, e sempre nello stesso momento, in un'altra parte del castello, le fasi eliminatorie del Book Contest. Credo che ci sia il ripescaggio quella giornata lì. Ore 21:30. Il primo spettacolo, evento serale, è a cura dei Sale e Pepe Quanto Basta, con Cominci la sfida, uno spettacolo di cabaret. Per chi non li conoscesse, provengono dal laboratorio Zelig di Siracusa. Nella seconda serata, alle ore 23, Mimmo Minà, che ben, tutti conosciamo, leggerà la leggenda di Colapesce. In 15-20 minuti, nell'ultima terrazza del castello, quindi a contatto con le stelle, l'attore leggerà questo pezzo ai piccoli e non solo. 10 agosto, sempre alle ore 17, inizieremo con le attività della Federazione Ludica, l'estemporanea di fumetto, ma cambierà il protagonista, non è più Letizia Algeri e Salvatore Costanza, ma Luca Di Giovanni, che qualcuno conoscerà perché è termitano. Alle 18, per una mezz'oretta la nostra Sofia Caratozzolo intervisterà Alberto Pagnotta, che sarà il nostro ospite dell'ultima serata, e successivamente alle 19 le fasi finali e la premiazione del Book Contest, che se non sbaglio, e poi ci dirà meglio Fabio Baldanza, ha visto la partecipazione di 12 squadre fino ad oggi, giusto? Perfetto. Ore 21:30, nella terrazza grande del castello, quindi la prima, se non sbaglio, ci sarà uno spettacolo teatrale a cura della compagnia Teatro di Francesco Romengo. Lo spettacolo è America, non vi svelo nulla, ma è uno spettacolo nuovo che la compagnia porterà al Teatro dell'Orologio a Roma il mese entrante. Alle ore 23, in seconda serata, ci sarà di nuovo un'altra storia, raccontata da un altro termitano di talento, che qui è, veramente sono orgoglioso di averlo in questa manifestazione, che è Nicasio Catanese, che leggerà Il Piccolo Principe, sempre nell'ultima terrazza del castello. Ultimo giorno, alle ore 17, le attività della federazione, e dalle 17 alle 20 le estemporanee di fumetto e disegno, ciò significa che tutti i protagonisti delle prime due giornate, Letizia Algeri, Salvatore Costanza e Luca Di Giovanni, si metteranno insieme in punti diversi del castello e faranno le loro estemporanee.
qualcuno ha espressamente chiesto di poter vendere anche le loro opere, quindi saranno messe in vendita alcuni fumetti. Alle 21.30 ci sarà l'ultimo spettacolo di questa tre giorni. Alberto Pagnotta, fenomeno di YouTube, imitatore, doppiatore, ultimamente è stato negli studi per un cartoon della DreamWorks, farà uno spettacolo tutto sulle imitazioni e il doppiaggio. Ci sarà, almeno per quanto mi ha detto, ovviamente che è molto a scatola chiusa, uno schermo dove verranno proiettati dei fotogrammi e dei filmati, e lui doppierà 60 personaggi della Walt Disney, di film e di vari cartoon noti della televisione. Alle 23 invece cerimonia di chiusura a cura sempre dell'associazione in altri termini e di, non vedo più, e di Luciano. Chi apre e chiude. Okay. Allora, come vedete, questo progetto racchiude due finalità. Una è quella di creare comunque un evento ludico barra culturale, e l'altra è quella di valorizzare un posto, che è quello del castello, che da qui è ben visibile, che ultimamente è stato un po' nell'oblio e adesso si sta cercando di tutto per rivalorizzarlo. Come ho detto prima, non è un progetto, non è un evento per soli bambini, per soli piccoli, è un progetto per piccoli, per ragazzi e per meno piccoli, adulti. Io credo che abbia ragione Exupéry quando dice che tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Questo, diciamo, che è il messaggio che si vuole dare anche con questo progetto. Io passo la parola un attimo a Fabio Baldanza, che vi spiegherà un po' in che cosa consiste il Book Contest in due parole, e poi alla Federazione Ludica. Bene, sì, abbiamo pensato di organizzare questo Book Contest, altro non è che la gara del libro. Ci siamo ispirati al famoso programma televisivo Il Per un Pugno di Libri, che va in onda su Rai 3, ma anche per esperienze personali di ognuno che fa parte della commissione della gara del libro, che praticamente ha vissuto esperienze similari, chi a scuola, chi in altre città come a Palermo, dove ogni anno organizzano una marina di libri. E quindi abbiamo fatto questo progetto dove praticamente le squadre si sfideranno sul mondo della letteratura, ma non solo mondo della letteratura, dei romanzi, ma ci sarà una gara sui personaggi dei fumetti e dei manga, ci sarà un'altra gara dove non conta tanto la conoscenza letteraria, ma anche sono giochi d'intesa, giochi in cui si dovranno mettere i ragazzi in gioco per far capire titoli di romanzi, mimandoli, insomma vari giochi. Ovviamente alla fine della gara ci sarà un vincitore che verrà premiato giorno 10, e il premio è un buono in libri, 150 euro da spendere in libri al punto 52, che ringraziamo perché ci ospiterà nelle giornate eliminatorie il 5, il 6 e il 7. E l'obiettivo è quello di trasmettere l'amore per i libri di nuovo, perché ultimamente non si legge più, si pensa che le nuove generazioni non leggano, invece dobbiamo dire che non ci aspettavamo tutte queste squadre, 12 squadre fatte completamente da ragazzi, per cui possiamo dire che il progetto è riuscito, che è un progetto che ha incuriosito molti ragazzi e che ancora possiamo sperare nell'amore alla cultura e nell'amore per i libri. Passo la parola alla Federazione Ludica Siciliana. Il dottor Scrivano è il presidente. Salve, mi presento, sono Giuseppe Scrivano, sono presidente di Federazione Ludica Siciliana, che è un'associazione siciliana, come si può capire dal nome, che si occupa dello sviluppo di tutto quello che può essere il gioco e la parte ludica. Intanto dico che sono molto contento di essere qua, perché ogni volta che si unisce la parte ludica alla cultura si crea sia cultura del gioco e si capisce anche che il gioco è cultura. E quindi noi molto volentieri partecipiamo a iniziative di questo genere. Ora lascio eventualmente la parola
al segretario di Federazione Ludica Siciliana Andrea Seffer, che vi darà un quadro generale su quello che siamo noi come associazione. Poi magari riprendo la parola io semplicemente per darvi un paio di informazioni sulle attività che speriamo di poter portare qui alla manifestazione Un Castello di Carta. Salve a tutti. Allora, non è facile spiegare un po' cosa sia Federazione Ludica Siciliana, perché anche questo è un progetto che, almeno ci proviamo in questo momento, è un progetto che nasce oltre 10 anni fa dal desiderio di un gruppo di persone di promuovere qualcosa che all'epoca era assolutamente sconosciuto, che è appunto il gioco, ed era qualcosa di relegato all'ambito dei bambini, perché gli adulti appunto non potevano svolgere attività ludiche perché era fuori da quello che era il contesto o comunque delle relazioni sociali. Quindi 10 anni fa, oltre 10 anni fa, si è investito in un progetto che aveva come scopo quello di promuovere l'interazione tramite il gioco. Il gioco visto quindi non solo come un momento ludico, ma anche come un momento di crescita personale tra le persone che fanno parte della stessa federazione, in quanto si svincola la persona dal contesto singolare della propria famiglia, ma lo si obbliga ad entrare in un contesto ludico e quindi a relazionarsi con persone di età e contesti differenti, e pertanto se ne promuove quella che è la crescita. In 10 anni Federazione ha fatto passi da gigante, perché se all'inizio era un piccolo contesto a livello personale tra i singoli soci che ne facevano parte, siamo diventati promozione a livello nazionale, perché siamo stati presi a ispirazione da altre realtà che si sono costituite successivamente e che con noi si sono gemellate. Parliamo di Bari, parliamo di anche Lucca Comics, col quale abbiamo lavorato a lungo in questi anni essendo presenti molto spesso, e con realtà associative che si sono costituite nel tempo, quali GRV Italia o altre costituzioni che sono avvenute. Oggi Federazione Ludica è ben stanziata nel territorio e pertanto promuove l'attività a livello regionale, non solo a livello di gioco, ma anche a livello di attività svolte con altre associazioni che cercano appunto di promuovere la cultura e legarla a quello che è l'evento gioco in sé. Tant'è che quest'anno abbiamo svolto parecchie attività, perché vengono svolte sia attività singole, ma abbiamo per esempio partecipato al Global Game Jam, che è un particolare contesto di relazione di libri, dove si è legato alla creazione di progetti originali, non solo quello che è la creazione di un libro in sé, ma anche la creazione di un gioco originale. È stato un esperimento, ha avuto un buon successo, e da questo è pure stato pubblicato un piccolo ebook che può essere consultato gratuitamente tramite il nostro sito, dove chi ha partecipato al contest ha avuto la possibilità di vedere pubblicate le proprie creazioni. È stato un progetto nuovo, però ha avuto anche questo grosso successo, e oggi siamo qua per partecipare a quella che è l'attività del Castello di Carta, per nuovamente legare quello che è il momento ludico al momento della cultura, e lo faremo con quello che è il nostro modo solito di approcciarci, e che consiste praticamente nel mostrare la parte ludica più preminente come attività, che è quella della realizzazione di un contesto medievale fantasy con la creazione di una storia, definito genericamente gioco di ruolo dal vivo, ma che noi abbiamo trasposto anche nella realizzazione di attività, tant'è che durante la manifestazione Un Castello di Carta faremo vedere sia come si fanno combattimenti simulati, perché si può fare anche ricostruzione storica o comunque legare la ricostruzione storica all'evento gioco, ma questo lo spiegherà meglio il nostro presidente. Ti ho ascoltato, interessante, me l'ha reso anche interessante a me che lo conosco da tempo. Allora, noi a questa realtà di Un Castello di Carta, l'unica cosa che abbiamo potuto immaginare, perché l'immaginazione è tutto sia nel gioco che io penso anche nella vita, il castello è l'elemento tipico di una favola, dove di solito ci sta una principessa e succedono tante di quelle cose che si può andare e volare veramente con la fantasia. Quello che noi cercheremo di fare in questa manifestazione, con i nostri costumi e la nostra partecipazione, di cercare di proiettare quante più persone possibile in questo mondo fantastico. Noi ovviamente cercheremo di utilizzare dei costumi particolari, ispirati al Medioevo, ma con un tocco di favola. Ci saranno magari qualche principessa, qualche fatina con le alucce, qualche guerriero, insomma, gli elementi tipici che normalmente vivono in molte favole.
cercheremo anche di renderlo divertente. Abbiamo pensato anche a un piccolo spettacolo che ovviamente non è minimamente paragonabile a una compagnia che fa seriamente teatro, ma cercheremo di rendere una favola dei fratelli Grimm in maniera scherzosa per far capire un po' come noi intendiamo il gioco e la nostra partecipazione solitamente a questo genere di manifestazioni.